Paola, Pastorelli, Aleandro, Michele, Tagliente, Vittorio, Terzini, Enzo. 6 aprile 2009, 6 aprile 2018 è il nono anniversario del sisma terribile eh, che ha portato via nove anni fa 309 persone, 309 vittime che sono state ricordate nel corso della notte, in particolare alle ore 3:32, l'ora tristissima di quella tragedia, con 309 rintocchi della campana della chiesa delle Anime Sante. Abbiamo visto le immagini della fiaccolata che ha preceduto quel momento. Più tardi vedremo anche alcune eh, dichiarazioni, eh, però insomma mh, non, eh, non si lenisce il dolore per quella che è stata una vera e propria eh, tragedia. E, mh, è stato giusto aprire così, e eh, così insomma eh, noi eh, proseguiamo questa nostra rassegna stampa. Buongiorno, buongiorno da parte eh, di tutta la redazione di eh, TV6. Eh, chiaramente eh, l'anniversario, questo triste anniversario guadagna la eh, prima pagina sulle varie eh, testate testate ehm, locali in particolare vedete alle mie spalle ehm, il, il centro che nelle quattro eh, edizioni ehm, ha lo stesso ha il medesimo titolo eh, di apertura non può essere eh, altrimenti e allora partiamo con la rassegna stampa in particolare ora delle eh, prime pagine dei quotidiani eh, locali poi vedremo anche le, le prime pagine Nazionali. Ecco qui allora il centro eh, nell'edizione di Pescara, ma come detto l'apertura è tutta appunto per questo eh, anniversario del eh, sisma. Nel buio le luci per le 309 vittime, l'aquila mi, a migliaia lungo il percorso del dolore nel nono eh, anniversario del sisma, poi ehm, sotto la testata un paio di richiami mh, nazionali le consultazioni eh, per il governo Di Maio apre a Lega e PD Mattarella intese lontane poi online il modello per la domanda, Canone TV ecco chi è esente come eh, fare per non eh, pagare e poi tornando al tema del eh, terremoto eh, la eh, lettera ai figli eh, del collega eh, Giustino Parisse che appunto ha perso i suoi figli ehm, proprio eh, nel, ehm, in occasione del sisma del 2009 vivo la eh, dignità eh, del eh, dolore e poi ehm, la ricostruzione, la grande incompiuta ehm, nell'articolo di Enrico eh, Nardecchia. Di spalla i temi più eh, legati alla territorialità eh, dell'edizione dell del centro e quindi ehm, in questo caso l'edizione di Pescare, allora il progetto area di risulta con parcheggi e eh, giardini. E poi ancora eh, nel Pescarese Adalanno, eh, abusi su studenti, bidello incastrato dalle telecamere. Per lo sport Calcio a 5, eh, Iannascoli ritira il Pescara dalla eh, Serie A. Eh, in basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna c'è un nuovo. Lavoro, guardare le serie TV. E andiamo ora all'edizione eh, Aquilana, ovviamente, eh, come detto, apertura e fotonotizie tutte dedicate al, all'anniversario del terremoto del 2009 mh, e poi ancora. Mh, i richiami di spalla sanità nella eh, Marsica ospedale estate di pensionamenti per i eh, medici e poi a Villa Vallelonga il comune eh, vota per uscire dal parco nazionale a eh, Sulmona il PM processo per nove furbetti del cartellino e ora siamo all'edizione Teramana vediamo i eh, richiami mh, elezioni a Teramo il centrosinistra salta il tavolo sulle candidature e poi sempre a Teramo per la cronaca, donna a giudizio per stalking a un eh, carabiniere. coniugi terramani eh, perseguitano il vicino di casa, eh, condannati. Restiamo all'edizione eh, di eh, Chieti del eh, centro, truffa a eh, Chieti, si finge oncologo e si fa dare soldi da un paziente. A Lanciano, bus pericoloso, salta la eh, gita per 41 eh, bambini e poi sempre a, a Chieti l'hotel D'Angio diventerà mh, casa di eh, riposo. E ora eh, la prima pagina del Messaggero eh, Abruzzo, ecco il titolo d'apertura, Scoperto. Un finto oncologo tecnico di laboratorio chiedeva soldi per fare eseguire esami in realtà mai effettuati, complessivamente ha intascato 580 euro prima di essere scoperto e denunciato. Sotto la testata, vediamola, ehm, alcuni richiami, Pescara laurea comprata e ceneato 4 anni a eh, Giorgio D'Ambrosio, stalking a Teramo, sporge denuncia eh, si innamora del carabiniere, poi lo perseguita e poi per il calcio, pescara, pillon Ricomincia dal modulo iniziale di Zeman, a Palermo sarà riproposto il 4-3-3 ma con interpreti molto diversi, il Teramo cambia la difesa contro il Renate, Caidi mm, eh, probabile in Punk mm, Di eh, spalla, personaggi, eh, Matteo ha un eh, passo dal tempio della eh, danza, Pescarese di eh, 16 anni ha eh, battuto fino ad ora 200 mh, eh, rivali alla Rambert School e poi ovviamente il eh, sisma l'anniversario del sisma nella foto notizia il dolore e il riscatto nove anni eh, dopo il ricordo del terremoto la rinascita della eh, città e poi ancora a Pescara eh, Maxi parcheggio non convince il piano del comune eh, il progetto per le aree di risulta Confcommercio e Movimento 5 Stelle bene solo il parco e poi il delitto di pescare, il delitto Neri, Ale, eh, l'auto al setaccio. Vediamo ora la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco Il titolo d'apertura alla Regione si incarta sui bilanci Azzu, pasticcio tra preventivi e consuntivi, si complica il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali. Sotto la testata il caso umano, ricovero in Puglia per l'attentatore incendiario, protesta dal prefetto Castrogno in stato di... Agitazione. E poi la eh, fotonotizia: l'erba illegale. Il caso a Roseto: coltivarla non è droga, ma a venderla sono guai. E poi la politica mh, di spalla, mh, in particolare con riferimento al centro-sinistra a mh, Teramo: al tavolo politico tanti assenti e un altro nulla mh, di fatto. E poi eh, D'Alberto apre il dialogo col PD, ma chiude. Alle primarie. Sotto la foto notizia leggiamo: Bonificata la bomba ecologica a Sant'Omero, la curatela esegue l'ordine del sindaco. E poi in basso, Accademia della Cucina, da Facebook a Linea Verde, tutta la forza di 40.000 gourmet teramani. Lasciamo per ora le pagine dei quotidiani locali, andiamo a vedere le prime pagine delle testate nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera. La politica in primo piano è finito ieri il primo round delle consultazioni per la formazione del governo. Niente intese, serve tempo. Mattarella ci saranno nuove consultazioni. Gentiloni, rinviamo il DEF, il leader dei 5 Stelle, chiede un incontro a Salvini e a Martina, ma il PD non accetta e poi sotto la testata la Formula 1 ehm, Fettel la Mercedes, non siamo eh, lontani, eh, andando a centro pagina eh, troviamo la eh, fotonotizia eh, davvero particolare l'Iran e la TV che censura la lupa simbolo di eh, Roma cancellate le mammelle che allattano Romolo e Remo di eh, spalla tutti i trucchi della mh, 104 così i furbetti sfruttano la, la legge sui eh, parenti eh, malati. Poi il caso in Brasile Lula in cella entro oggi l'ordine del giudice eh, brasiliano, l'ex eh, presidente del Brasile. Andiamo ora a vedere la prima pagina di Repubblica: eh, più vicino il governo 5 Stelle Lega. Berlusconi messo all'angolo, chiuso il primo giro di consultazioni. Mattarella nessuna intesa, Gentiloni rinvio del eh, Def. E poi in basso mh, altre due vittime. In Calabria, morti sul lavoro e emergenza nei cantieri sono raddoppiate. Eh, cresce il PIL, non la eh, sicurezza. E poi ancora. Team Cassa Depositi va avanti, vivendi mossa. Ostile a noi sarebbe pessimo messaggio. Avanti ancora. E siamo con la eh, prima pagina della stampa Di Maio eh, rompe eh, il eh, centrodestra la eh, Lega attacca Berlusconi l'alternativa di Casaleggio esecutivo con il Carroccio senza eh, Luigi, Mattarella dopo le eh, consultazioni niente intese serve eh, tempo i 5 Stelle guardano al eh, PD e poi ancora andiamo alla eh, fotonotizia Armenia ehm, nell'ultima eh, trincea contro la eh, jihad nel Nagorno-Karabakh in eh, guerra per l'indipendenza siamo il eh, baluardo dell'Europa l'Italia ci eh, aiuti e Poi ancora andiamo a vedere la prima pagina del Sole 24 Ore. Ecco il titolo d'apertura: CDP Elliott, asse per la eh, rete unica, il piano per lo spin-off dell'infrastruttura e la fusione con Open Fiber, che ok? è l'acquisto fino al 5% della compagnia TLC. Si di Lega e 5 Stelle sull'italianità. Vivendi presenta la lista per il CDA. Poi di mh, Spalla, mh, Mattarella: i partiti riflettano, accordi sono indispensabili. Da giovedì il secondo. Round. Poi scendiamo a centro pagina, ecco in dettaglio medio eh, tre anni per andare dal cipe alla gazzetta, dossier del Lance, eh, il clamoroso caso della statale Ionica, modello di burocrazia. Il presidente Buia, lungaggini e progetti incagliati, serve un piano straordinario. E ora la prima pagina del fatto eh, quotidiano, anche in questo caso le consultazioni in evidenza, il PD resta muto e Salvini prova a sbianchettare Berlusconi per Di Maio, Mattarella concede tempo, il leader 5 Stelle, mi rivolgo a tutti i eh, Dem. E poi eh, in basso PD, eh, ecco il partito azienda, Renzi riunisce i suoi eh, fidi nella mh, società eh, di eh, Marcucci. Eh, troviamo anche una caricatura di eh, Maurizio Martina, eh, l'attuale reggente del eh, PD e poi ehm, in taglio medio più 50% di operai morti in cantiere centrale di Vado, più 60% di tumori, ancora due eh, vittime sul eh, lavoro, impianto Tirreno Power, studio del CNR. E proseguiamo andiamo eh, con il manifesto che apre così eh, coalizione eh, al eh, sacco. Il leader dei 5 Stelle Di Maio rilancia il contratto con la Lega o in alternativa con il PD e questa volta senza escludere Renzi, Maidem dicono no, Berlusconi e Salvini divisi sull'intesa con i Grillini e Mattarella chiude il primo giro di consultazioni sperando nel eh, prossimo. E poi, Sotto la eh, testata due edili uccisi dal crollo di un muro, incidente a Crotone, strage sul lavoro, il ministro Poletti eh, convoca un eh, vertice. E siamo alla prima pagina del messaggero Mattarella, serve più tempo, lite nel... Centrodestra sul Movimento 5 Stelle, il presidente dopo le consultazioni non c'è in testa, la coalizione indispensabile. Di Maio chiude Forza Italia accordo con la Lega o il PD e toglie il veto ai renziani. E poi sotto la testata arbitri sotto shock, proiettili per posta a Nicchi e Rizzoli, nessuno ci difende. Eh, polemica con la mh, Federcalcio. Andiamo anche con la fotonotizia. Ehm, Lazio, una furia sul, sul Salisburgo, arbitro contro, reazione e 4 a 2 quarti di Europa League. Felipe immobile, ritmo e gol. Poi... Sempre in taglio medio, via da Niger e Tunisia, sospese le missioni contro i clandestini, due i paesi contrari alla presenza dei nostri militari, tricarico, c'è la mano francese, la politica si schieri. E poi in basso, ecco qui parla il commissario Sisma, lo Stato pagherà i danni, ma niente abusi. E siamo ora al tempo, ecco l'apertura. Eh, Camorra in prima serata, inchiesta dei PM romani sul mondo della TV e delle società collegate, l'accusa riciclaggio di denaro nelle serie e nelle pubblicità più eh, note. E poi eh, Mattarella, ora serve tempo, benvenuti al Gran Ballo del Quirinale, eh, nell'articolo firmato da Denis Verdini. E poi la eh, fotonotizia che abbiamo visto in eh, precedenza sul eh, Corriere della sera, TV iraniana oscura le mammelle dell'animale simbolo della Roma, giù le mani dalla eh, lupa. E poi per lo sport, Lazio Show, Salisburgo KO, ma non è finita. Andiamo ora su Libero, ecco la prima pagina, il titolo d'apertura: Fisco abilitato a spulciare il vostro conto corrente. La privacy va a farsi benedire. Sentenza della Cassazione: l'Agenzia delle Entrate può procedere anche se non ci sono indizi di evasione e non è tenuta a dircelo. E non è uno stato di polizia? Si chiede Libero. E poi ancora. Nessuna intesa possibile, eh, le consultazioni al Quirinale sono tempo perso, scrive Vittorio Feltri nel suo fondo. E poi a centro pagina i partiti non concludono niente, Mattarella costretto ad ascoltare le chiacchiere eh, inutili dei eh, leader. Proseguiamo e siamo sulla verità. I grandi vecchi lavorano all'inciuccio. Fumata nera al primo giro di consultazioni per sbarrare la strada alla Lega. Mattarella e Napolitano, prestano il PD e soprattutto Renzi, vogliono che i democratici mollino l'Aventino e consentano la nascita di un governo con i 5 Stelle. Poi... La fotonotizia con Papa Bergoglio che è senza pace, ecco i dubbia eh, tedeschi. Avanti ancora, siamo in taglio medio, la CDP rispolvera il piano di prodi, ma questa volta Berlusconi ci sta. Alleanza antifrancese in telecom Vivendi replica eh, blindando Sparkle con un Renziano. Andiamo a concludere con la prima pagina ehm, eh, dell'avvenire eh, che apre così governo di programma, una trattativa a ostacoli, Di Maio, contratto con il PD Unito o con la Lega, il Presidente Mattarella. Ai partiti serve tempo. Secondo giro di consultazioni la prossima settimana, Salvini in carico a noi mh, senza eh, veti. E poi... Eh, in ehm, taglio eh, medio troviamo la eh, fotonotizia se fa scandalo dire quasi tutta la verità sulla vita contestato a Roma il manifesto di eh, provita e poi eh, telefonia stato in campo per la partita sulla rete team cassa depositi fra Vivendi e eh, Fondo eh, USA. Eh, lasciamo la um, rassegna dei, delle prime pagine dei quotidiani nazionali, torniamo ai eh, locali. Ripartiamo dal centro e da eh, pagina 2. Eh, Ecco qui l'argomento del canone eh, RAI: eh, cosa fare per non pagarlo. Nel 2018 sono circa 350.000 gli anziani con reddito inferiore a 8.000 euro che potranno beneficiare dell'agevolazione. Poi c'è questa tabella con le esenzioni e gli obblighi, le otto regole eh, principali che sono qui eh, sintetizzate. E poi, in basso leggiamo partita, partite IVA imprese, addio alla scheda carburante, da luglio pagamenti tracciabili. E ora pagina 3, Lenea riveda l'esclusione di Manopello, l Alfonso scrive al presidente dell'ente Testa, incongruenze nella gradatoria finale, l'Abruzzo ha le carte in regola per l'esperimento nucleare DTT e poi in basso, eh, pane di Solina, nasce la filiera dell'Appennino, vertice sul mona tra i produttori dell'antica varietà di grano e i fornai che aderiscono al consorzio. E proseguiamo, siamo alla pagina 14, pagina Abruzzo, dove si parla del progetto del Movimento 5 Stelle, la legalità è di casa. Via i criminali abusivi dagli alloggi Ater, la proposta di legge del consigliere regionale 5 Stelle Domenico Pettinari per fermare il degrado e riqualificare i quartieri. E a tal proposito vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6.

Una proposta di legge regionale per combattere l'illegalità negli alloggi popolari. Lei, consigliere Pettinari, è il primo firmatario di questa proposta di legge e auspica una posizione condivisa anche da parte degli altri partiti. È così? Sì, una sfida che lanciamo a centrodestra e centro-sinistra. Purtroppo loro sono stati sempre quelli che hanno approvato le sanatorie per gli occupanti abusivi, mentre noi vogliamo sbatterli fuori dalle case popolari. Allora, la nostra legge prevede che chi ha commesso reati e quindi ha subito condanne passate in giudicato per reati gravissimi quale l'usura, lo spaccio di droga, l'estorsione, lo sfruttamento della prostituzione, detenzione di armi, nei cinque anni precedenti la domanda di assegnazione di un alloggio popolare non può partecipare alla graduatoria. Chi è già assegnatario degli alloggi popolari e commette appunto e subisce una condanna definitiva per reati gravi che abbiamo appena detto deve essere sfrattato immediatamente prevedere che non solo l'alloggio, cioè chi adibisce l'alloggio ad attività illecite ma anche chi adibisce le zone limitrofe le pertinenze dell'alloggio ad attività illecite deve essere sfrattato dichiarato decaduto divietare soprattutto l'attivazione di contratti delle forniture di energia elettrica gas e acqua agli occupanti abusivi a chi occupa con la forza e con la violenza ecco questa norma ristabilirebbe la legalità all'interno degli alloggi popolari nel nostro periferie e soprattutto riporterebbe una condizione di pace sociale. Non solo, noi vogliamo anche eh, istituire e creare una sorta di laboratori degli arti, dei mestieri, una laboratorio di formazione professionale per tutti quei ragazzi disoccupati, meno giovani disoccupati delle periferie e quelli che abbandonano la scuola. Ci sono tante associazioni che operano in tal senso, vogliamo creare anche una sinergia con queste associazioni. E Forza Italia ribatte, come leggiamo sul centro, farina del nostro sacco, il capogruppo in regione Sospiri ai Pentastellati, il testo c'è già, basta votarle. Poi in basso agli italiani agli abruzzesi, piace il, vino, il vino piace DOC, nella grande distribuzione crescono pecorino e passerina. Avanti ancora siamo alle pagine di eh, Pescara, il progetto eh, alternativo ehm, parcheggi e giardini nell'area di Risulta, Confcommercio boccia la proposta del comune e presenta il suo piano eh, struttura per 4.000 euro, campi sportivi e eh, verde. E poi ancora eh, il comune eh, manterrebbe la eh, gestione eh, dei posti macchina senza modificare le eh, tariffe, e qui c'è il confronto tra i due eh, progetti. Proseguiamo e siamo sempre uh, a, uh, sulle pagine di Pescara, ma in provincia in questo caso ad Alanno. Bidello arrestato per abusi sugli studenti, un operatore scolastico dell'istituto Cupari di Alanno, è finito ai domiciliari, incastrato dai carabinieri uh, con le uh, telecamere. E poi uh, in basso uh, il delitto uh, Neri: Neri ispezionata l'auto bruciata, nuovi accertamenti anche uh, sulla uh, 500 proseguiamo siamo a pagina 18 ospedale eh, musica e supereroi per alleviare il dolore dopo i doni dei dipinti a neuropsichiatria infantile e rianimazione prosegue il percorso di umanizzazione eh, della mh, sanità l'evento di domenica Superman e Flash per catturare i sorrisi dei piccoli mh, pazienti qui vediamo una eh, foto anche eh, di una esibizione eh, degli eh, opera operatori di edilizia acrobatica mascherati da supereroi come leggiamo nella didascalia. I promotori incoraggiamo i bimbi a sconfiggere la malattia con la forza degli eroi. E poi il convegno di domani, la musicoterapia per confortare i pazienti terminali, l'evento al Museo Colonna organizzato da Centro Servizi Volontari e Hospice Le Bougainville. Avanti, siamo a pagina 19. Eh, Capperi che eh, impresa tocca ferro Cala il eh, Tris. Eh, I ehm, due fratelli pescaresi sono i creatori del marchio nato meno di tre anni fa, la nuova scommessa: un punto vendita con la produzione di pane e paste fresche, eh, dal lounge bar Link al movie Link dell'Arca fino al primo ristorante in zona Università, battezzato con un nome Portafortuna. Gli obiettivi futuri: pescare la nostra città, ma in futuro vogliamo mettere nuove bandierine, magari. Iniziando da eh, Milano. Eh, pagina eh, 20, eh, siamo sempre a Pescara. Ambulanza senza revisione, maxi multa per l'ex autista. L'uomo era stato contravvenzionato nel 2013 dalla municipale di Spoltore, ora l'agenzia delle entrate gli chiede 1.300 euro. La ditta non ha mai. Pagato. E poi sempre a Pescara, incontro su canoni concordati e inquilini. Oggi al Petruzzi, l'evento organizzato da Confabitare dedicato agli affitti con Nencini e Mazzocca. E poi ancora la cronaca: Peculato D'Ambrosio, condannato in appello a tre anni e mezzo. L'ex presidente dell'Auto è stato ritenuto colpevole per l'uso improprio dell'auto di servizio e la laurea comprata. E poi ancora Matteo vola dalla New Step a Londra il ballerino sedicenne di Montesivano supera la selezione per l'Accademia di eh, Danza. La eh, tragedia di eh, Francavilla, una folla in lacrime per l'addio a Mattia chiesa a Staracolma a Sant'Alfonso, i funerali del 25enne ucciso da un malore in casa. Il fratello era un punto di eh, riferimento. Mattia Iodice, scomparso all'età di eh, 25 anni. Pagina di Montesilvano: eh, caos, eh, traffico sul lungomare riapre, via Crati stop agli ingorghi della Movida. Il Comune studia un piano per evitare i parcheggi selvaggi in via Livenza dopo le lamentele dei residenti. L'assessore assicura soluzione eh, prima eh, dell'estate. Poi di spalla la proposta di Musa e Aliano: corso Umberto ciclopedonale per lo shopping nel weekend. Il capogruppo di Montesilvano 2019 chiede un piano di riqualificazione del centro urbano per rendere. Percorso Umberto a traffico rallentato dal lunedì al eh, venerdì. In basso, eh, tre comuni a caccia di fondi europei, Montesivano taloché ha un unico ufficio per gestire i servizi con Pescara e eh, Spoltore. E poi, restando sempre a Montesilvano con quel video shock che è diventato virale sui social, si cerca l'uomo che si è lanciato eh, sui binari, eh, a Montesilvano la polizia chiede la collaborazione dei cittadini per rintracciarlo sotto esame, immagini del treno e, e tabulati. Ed ecco ehm, il giovane che si è lanciato sui binari eh, e poi si è esteso proprio al momento del passaggio del eh, treno. Proseguiamo, eh, andiamo alle eh, pagine, sempre del Pescarese. Eh, siamo a eh, San Valentino, in dono 360 libri storici alla Biblioteca Comunale. A eh, San Valentino le opere appartengono alla famiglia dell'ex sindaco Baiocco. Nella raccolta anche gli scritti di Mazzini. Oggi la eh, cerimonia di mh, consegna. Avanti ancora e siamo alle eh, pagine dell'Aquila, la, la eh, notte della memoria fiaccole nel buio per le 309 vittime, migliaia in silenzio lungo le strade mh, dei crolli per il sisma, commozione al passaggio davanti alla casa dello eh, studente. Eh, L'appello di eh, Ilaria, eh, più sicurezza, la neolaureata in ingegneria riceve il premio in memoria dei 54 eh, studenti eh, scomparsi. E poi ancora le parole di Monsignor Petrocchi, il sisma dell'anima peggio di quello della terra, il messaggio dell'arcivescovo agli Aquilani, non solo progettare ma accogliere i bisogni della gente. E poi ancora critica al commissario per la ricostruzione De Micheli, Vittorini, non è il momento delle passerelle, siamo qui per ricordare i nostri cari, i politici hanno avuto nove anni di tempo, il presidente del Consiglio Comunale Tinari stoppa la proiezione di un documentario. Prima dell'inizio del corteo, contenente interviste e musica ad alto eh, volume, poi in eh, basso. L'Aquila e Longarone, tragedie sorelle, il sindaco del centro del Bellunese all'incontro della rete dei comitati, due esempi di eh, mala giustizia, riferimento è anche a quella che è stata la eh, più nota, eh, a quella che è stata nota come tragedia del eh, Vaillant a eh, Longarone. Eh, avanti ancora, poi nella seconda parte di Mattino 6 vi proporremo anche delle interviste fatte nel corso della notte, All'Aquila um, proprio um, quando um, si stava svolgendo la uh, fiaccolata, abbiamo visto la clip a inizio di uh, trasmissione. Pagine di uh, Chieti, inchiesta sul falso oncologo. Si finge medico e spilla soldi a un paziente, ex dipendente dell'ospedale a giudizio per truffa e peculato. L'accusa si fa pagare da un malato di tumore per gli esami. L'uomo di Farrafiliorum Petri, già condannato nel 2013 per un caso simile, intascò i soldi del ticket di un utente. I reati contestati ehm, avrebbe garantito al paziente che sarebbe stato lui a occuparsi di tutte le incombenze, dietro versamento di 580 euro. E poi in basso, studio e lavoro in Europa, aperti tre uffici. L'Università d'Annunzio attiva tre Europe Direct per cogliere le opportunità comunitarie. A Lanciano, bus pericoloso, salta la gita di 41 bambini, Lanciano, appunto, gomme usurate e cinture rotte. La polostrada blocca il pullman e denuncia l'autista. Irregolarità su altri quattro mezzi. Proseguiamo e siamo a Ortona, parcheggio selvaggio, mercato invaso dalle auto, ehm, auto occup che occupano marciapiedi, passi carrabili, scivoli per disabili, la protesta dei commercianti non ci sono abbastanza spazi eh, per eh, posteggiare. E poi ancora le pagine eh, di eh, Teramo con la politica in evidenza verso il voto in comune centrosinistra corsa in ordine sparso al tavolo politico, niente accordo tra i candidati d'Alberto e Cavallari, divergenze ehm, sulle primarie il PD spunta Fieni e poi mh, di spalla trattativa nel centrodestra la Lega aspetta il via libera per l'investitura eh, di eh, Morra in basso ASL, esame medico fissato a febbraio 2020. Paziente protesta, l'azienda risponde. Il problema c'è solo a terra, ma Giulia Nova si fa tra sette giorni e poi la cronaca stalking al carabiniere donna a processo non si rassegna alla fine della relazione lo perseguita gli manda la foto di un feto morto dicendo che l'ha fatta abortire è accusata di averlo pedinato e di avergli imbrattato la macchina minacce anche alla nuova eh, compagna e poi eh, sempre per la cronaca eh, cocaina per gli studenti arrestato albanese è stato sorpreso con 50 grammi di droga alla fermata degli autobus di piazza San Francesco e andiamo a chiudere con quest'ultima eh, pagina a Pineto, donna violentata, il convivente Nega interrogato in carcere il 44enne, accusato di aver stuprato e picchiato la donna fino a perforarle un eh, polmone. In taglio medio nella tabaccheria del, del Duomo e siamo ad atri, vinti mila euro al superenalotto. Pasquale. Noi ci fermiamo, finisce qui la prima parte di mattino 6 e poi ci ritroviamo per la seconda. Prima, però, le previsioni del tempo e la pubblicità. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 che apriamo con le pagine del Messaggero Abruzzo. Eh, guerra alla eh, mala, le case ater ospitino solo la legalità. A Pescara la proposta di legge dei 5 Stelle contro il degrado, eh, niente alloggio anche alle famiglie con dei eh, malviventi. L'obiettivo è quello di limitare infiltrazioni criminali nel, eh, comp nei, complessi degli edilizi, mh, nei complessi edilizi pubblici. Eh,

Poi ancora siamo a eh, Pescara, eh, area di eh, risulta progetto impallinato, eh, tutti d'accordo sul parco eh, centrale ma deve diventare una vera eh, attrazione, dice eh, Franco Danelli, presidente di eh, ASCOM. Confcommercio lancia il piano alternativo, il Movimento 5 Stelle attacca la privatizzazione, persino Pescara Bici si schiera contro, un coro di no all'ipotesi di riqualificazione del comune, il terreno di scontro e la quantità e la gestione dei parcheggi. Nel mirino dei 5 Stelle la concessione ventennale ma non fermiamo i lavori, replica il PD. Allora vediamo il servizio sulla presa di posizione di Confcommercio sul progetto dell'area di risulta. La Confcommercio di Pescara conferma una posizione molto critica nei confronti del progetto di riqualificazione dell'area di risulta presentato dal Comune e rilancia invece la sua idea per l'area della vecchia stazione. Presentando il progetto redatto dall'architetto Sabatino Catani per conto dell'Associazione dei commercianti. Questa mattina in conferenza stampa il presidente di Confcommercio Pescara Franco Danelli ha illustrato la posizione dell'associazione. Il nostro progetto prevede un solo multipiano di proprietà del comune ha detto Danelli con facciate in vetro fotovoltaico, giardini verticali e 4000 posti auto nei piani superiori e un piano terra intermodale per i servizi, il parcheggio gratuito dei disabili, gli autobus e navetta elettrici. Il presidente ha spiegato che sia il comune di Pescara tramite la società Pescara Parcheggi a mantenere la gestione dei parcheggi cittadini, mantenendo dunque la gestione dei 4000 posti auto del multipiano senza alcuna modifica delle Tariffe attuali. L'architetto Catani ha invece spiegato nel dettaglio il progetto di Confcommercio. La Confcommercio non dice no al progetto delle aree di risulta proposte dal Comune, ma formula una proposta alternativa, nettamente migliorativa per il Comune e per la città. Si realizza in particolare nella realizzazione di un multipiano moderno che respira tutto verde, produce energia elettrica, disinquina l'aria. Per cui questa è la parte principale del progetto. Per il resto ci sono campi sportivi, aree verdi, centri diciamo, multiculturali e altri asset, tutti a favore del Comune. Ancora le pagine di Pescara del Messaggero al setaccio La macchina di Alessandro. Nessuna pista certa. A un mese dalla scomparsa e dal delitto del giovane Rampolo di una ricca famiglia italo-venezuelana, i carabinieri hanno nuovamente esaminato la Fiat 500 della vittima trovata in via Mazzini due giorni dopo la morte. Tra le relazioni e gli interessi della vittima si nasconde il momento, un nuovo appello della Mazzini e poi eh, operazione eh, Pop Socket, ehm, lo scandalo dei pomelli per cellulari, sequestrati 100.000 pezzi illegali. Andiamo avanti. E siamo sempre eh, nel Pescarese, siamo a Montesilvano, eh, gioco della morte, caccia all'autore, le immagini della eh, bravata, alla stazione di Montesilvano, all'esame della polizia postale, indagano polfer e carabinieri, interrogato l'autore del filmato, ero lì per riprendere i treni, le accuse sono procurato allarme e interruzione di eh, servizio. Ancora eh, senza nome, l'uomo sdraiatosi sui binari al passaggio di un merci, tempo fa la prova eh, generale. E poi, ancora la, eh, Cronaca D'Ambrosio, quattro eh, anni in appello per le cene auto e la eh, laurea comprata, eh, pena più aspra per l'ex deputato condannato anche il professor Luigi Panzone, assolto Nino Pagano. Avanti ancora, eh, siamo alla, eh, alle pagine eh, dell'Aquila, il sisma, eh, ricordi e speranza, nove anni eh, dopo la catastrofe, Il sentimento prevalente, dolore ma anche la voglia di riscatto di tutti, la vocazione della città, grande storia e capacità di rialzarsi dopo ogni eh, colpo. Oggi giornata di lutto eh, cittadino, ma con le scuole aperte perché i giovani capiscano e eh, discutano sul 6 eh, aprile. E poi ancora di spalla le parole del eh, sindaco eh, Biondi: la nostra è un'energia che non eh, si ferma. E allora abbiamo visto in apertura di eh, trasmissione mh, alcune delle immagini più toccanti della Fiaccolata che si è svolta nella notte. Ora ascoltiamo le parole proprio del Sindaco Biondi e prima di lui di Vincenzo Vittorini, eh, presidente comunque portavoce del Comitato eh, Familiari delle Vittime eh, del eh, Sisma. Ci sarà anche un tono eh, polemico contro le passerelle dei politici, probabilmente in riferimento alla presenza del sottosegretario ehm, e commissario per la ricostruzione Paola De Micheli, che prima della fiaccolata aveva snocciolato alcuni numeri relativi alla ricostruzione dell'Aquila, ma anche ehm, di altri posti che sono stati, ehm, di altre città che sono state toccate da tragedie eh, analoghe. Allora, vediamo eh, queste due dichiarazioni. Un'altra serata in cui si ricorda, si fa memoria, si ricorda un evento tragico. in cui lo Stato c'è dentro al 100% e non si fa politica, non si fa politica perché non si parla di ricostruzione, di problemi della ricostruzione. Questa notte è una notte speciale in cui dalla tragedia che abbiamo vissuto parte un messaggio importante, sono nove anni che noi stiamo cercando di far partire un messaggio importante. Il messaggio di prevenzione, di sicurezza, di verità e di giustizia. Noi e tutte le altre associazioni italiane delle stragi, in queste occasioni non si parla, non si fa il resoconto eh, della ricostruzione, non si fa. Sì, eh, dobbiamo dare un senso a tutto il dolore patito, a tutte le sofferenze subite a tutte le lacrime versate eh, e l'elaborazione del lutto è un eh, sentimento individuale. Eh, il rito collettivo di questa sera serve non soltanto a, ad onorare la memoria delle vittime e di tutte le persone che hanno sofferto. Dal 6 aprile in poi, ma è soprattutto un elemento che serve per far crescere la comunità, per renderla più unita, per lanciare dei messaggi all'Italia, dei segnali e per creare le condizioni affinché questo territorio così debole sia messo in sicurezza, in cui si ragioni più spesso di prevenzione e soprattutto si creino le condizioni affinché calamità come la nostra non si verifichino più. E sempre sul messaggero 6 aprile, il non anniversario il eh, domani, da una parte eh, le parole del, dell'arcivescovo ehm, Giuseppe Petrocchi la ricostruzione vera è un processo totale, dall'altro invece ehm, il giornalista e eh, consulente opinionista Stefano Cianciotta, trasformare eh, la crisi in una eh, opportunità, non eh, bastano eh, le case senza eh, serenità, occorre aprirsi al futuro prosegue Petrocchi chi è da parte opposta a Cianciotta l'Aquila ha posto le basi per la sua rinascita investendo sulla mh, ricerca e poi ancora eh, le mh, parole del docente di letteratura italiana contemporanea eh, Carlo eh, De Matteis presso l'Università dell dell'Aquila ma la città non ha ancora un luogo della memoria la eh, comunità aquilana è tornata inaspettatamente a mostrare il suo volto mh, peggiore proseguiamo e siamo in ehm, Valle Peligna sul Eredità del Bardo, quattro a giudizio a 65 anni dalla morte di Dylan Thomas, scoppia una inverosimile battaglia legale per i diritti poetici. La moglie, ehm, dopo la morte in Galles, si ritirò a Scanno, allevando i due figli ed anche quelli della nuova eh, compagna. Parenti in lotta come in una eh, saga, meglio di un romanzo, dalla Sicilia lamentano. Noi eh, fatti eh, fuori siamo ora alla, alle pagine di Chieti si spaccia per medico oncologo ma è una truffa in tasca i soldi un ex tecnico di laboratorio dell'ospedale va sotto processo due anni fa altra condanna il paziente ha pagato per esami mai eseguiti la ASL costituita parte civile chiede i danni il GUP Deninis ha rinviato a giudizio un 66enne di Fara Figlio Rumpetri è accusato anche di peculato e poi di spalla Malori per una comitiva chiuso un ristorante, i commensali finiscono in ospedale, dopo il pranzo di Pasqua arriva il NAS. Poi sempre la cronaca in basso, eh, ladri in costume intero da donna, in trappola la banda, i carabinieri scoprono l'originale metodo architettato da tre romeni per rubare bottiglie di whisky e rum. E poi ancora a Lanciano, condannati... Vigile e automobilista, finisce in aula la ditta tra un maresciallo della municipale e un negoziante che stava scaricando di fronte all'attività entrambi nei guai per lesioni, due mesi al pubblico ufficiale, sei invece al cittadino. La discussione è in via per Fossa Cesia. E poi ancora le pagine di eh, Teramo, eh, ogni eh, angolo una discarica, la città è sempre più eh, sporca, cumuli di carte di plastica lasciati anche davanti al portone della TEAM, trascurato anche il centro, segno di minore affezione per rifiuti eh, zero. Abbiamo un solo vigile ecologico che fa il suo dovere questo non basta, dice l'amministratore eh, delegato Pietro eh, Pelagatti. Eh, poi ancora mh, di spalla la politica si fa. Social, tutti nell'osservatorio: migliaia di iscritti in poche ore con, con, cittadini, con cittadini, commercianti, imprenditori e politici su eh, Facebook. E poi ancora. In basso, eh, carabiniere la lascia, lei gli manda la foto di un feto morto. La 55enne Teramana è rinviata a giudizio per stalking. I suoi difensori chiedevano la perizia psichiatrica. E poi a eh, Giulianova morì nel crollo: niente risarcimento. Marco Santosuosso, vittima del terremoto all'Aquila nella casa in cui alloggiava, avrebbe eh, compiuto 21 anni eh, il 5 settembre 2009 dopo la lunga battaglia penale civile, nessuna condanna né indennizzo alla famiglia famiglia del giovane eh, studente eh, Giuliese. Eh, poi ancora in taglio medio Mastro Mauro e Di Carlo e scontro prese di posizione e eh, dimenticanze. non ho alcuna intenzione di candidarmi a mh, sindaco. Um, uh, eh, Pardon, non ho alcuna intenzione di candidarmi e il sindaco non mi può eh, accusare, dice Mimi eh, Di Carlo. Lasciamo il messaggero, passiamo ehm, alla eh, città. Siamo a pagina eh, 4, pasticcio in regione sui eh, bilanci del La giunta non approva i preventivi di Teramo e L'Aquila che a loro volta bloccano il consuntivo regionale la Corte dei Conti ha eh, bloccato l'aumento della spesa per il personale regionale, scatta così il problema dei eh, rinnovi dei contratti. Avanti ancora, siamo a pagina 5, la cronaca, l'attentatore ottiene un ricovero in Puglia dopo tre tentativi andati a vuoto al Mazzini, il 50enne sarà curato a San Severo di Foggia eh, per mh, la psichiatria di Teramo, non è malato ma un delinquente che millanta patologie per eludere la eh, giustizia. E poi ancora, eh, sempre a Teramo e sempre per la cronaca, morì al secondo ingresso al pronto soccorso, è iniziato il processo al medico che avrebbe sottovalutato i sintomi, i sintomi di un 51enne operaio di Sant'Atto. Il primo ottobre il, di sei anni fa il paziente si presentò con forti do dolori alla schiena ma fu rimandato a casa per lombosciatalgia. E proseguiamo, siamo a pagina 7, stato di agitazione al carcere di Castrogno, carenza di personale aggravata, riposi straordinari, i sindacati chiedono l'intervento del prefetto. Pagina 8, siamo alla politica, il PD propone primarie che non vuole nessuno, la riunione di partito nella sede elettorale di Mariani. tanti assenti ed un altro nulla eh, di fatto. E qui eh, vediamo alcuni dei eh, protagonisti della ehm, scena politica in, in eh, quota a PD con eh, Sandro Mariani, commissario del PD e poi Giovanni Cavallari, Renzo Di Sabatino e Gabriele eh, Minosse. E, ehm, ed Alberto risponde con un eh, no, eh, grazie. Il civico eh, conferma il dialogo aperto con gli ex compagni del PD ma rifiuta l'idea delle primarie. Siamo a pagina 10, una porta sul futuro degli studenti, le studentesse del liceo delfico impegnate nel progetto raccontano l'esperienza alla città, l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, le differenze, ogni istituto e liceo porta avanti percorsi differenziati rispetto all'indirizzo di studio della scuola eh, superiore ora le notizie dalla eh, provincia abbiamo eh, già visto il servizio nel corso della nostra rassegna con l'iniziativa eh, dei 5 Stelle niente più case popolari ai condannate la proposta dei 5 Stelle per favorire la legalità stop a chi ha commesso eh, reati eh, gravi e poi la scienza viaggio alla eh, scoperta dell'universo tre appuntamenti con esperti giornalisti e ingegneri a Torano Nuovo Mosciano e eh, controguerra We'll be right <laughs> back. Eh, proseguiamo, eh, siamo a Sant'Omero. Bonificata la bomba ecologica di Poggio Morello. La curatela fallimentare ripulisce l'ex impianto di sementi dopo l'ordinanza del sindaco Luzzi. L'allarme è stato lanciato a gennaio dal comitato di cittadini e prontamente raccolto dal comune che ha inviato sul posto la eh, municipale. Eh, Giulianova ha la sfortuna di vivere al lido delle palme, impossibile avere uno stallo per i disabili. Il blocco del piano edilizio sta avendo ripercussioni anche a livello. Eh, sociale, la famiglia di un bambino disabile si è vista respingere due volte la richiesta dal eh, comune. E invece a Roseto Maxi sequestro di marijuana legale, dopo il sequestro nella tabaccheria di Roseto finisce nei guai un rivenditore eh, milanese, la nuova legge sull'uso alternativo della canapa porterà a creare conflitti di eh, interpretazione. Andiamo ora direttamente alla pagina dello eh, sport, pagina 21. Eh, Varas, giolli del Teramo. Ora c'è equilibrio, il centrocampista biancorosso si è dimostrato l'uomo più duttile della rosa. A destra o a sinistra è uguale. Conferma per il 3-4-3. In mediana ci sarà Graziano, ex della partita in gol nell'ultimo turno di campionato. Accanto a lui Ilari in vantaggio su De Grazia. Panico partirà dalla panchina. Gondo guiderà la prima eh, linea, riposo per. Per Caidi, questo è l'interrogativo della città. Palladini ha fatto le prove generali in vista di domenica con Milillo, Speranza e Sales in eh, difesa. In basso per il Basket ehm, Teramo a Spicchi, impresa sfiorata, vince l'aerino Termoli 93 a 89, la rimonta dei biancorossi e l'uso di poter mh, portare a casa la gara. Amaro Stirpe, fare 89 punti e perdere. È eh, incredibile. Eh, lasciamo la città, prima di tornare sul centro e messaggero per le pagine dello sport, uno sguardo ai, alle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, siamo sulla eh, gazzetta che apre con ehm, l'allenatore della Juventus eh, Allegri, dopo la disfatta Allegri detta la linea verde, Max vuole restare, chiede una Juve giovane e anche la pazienza del club per rifondare puntando puntando pardon, alla Champions, le mosse di mercato, ultimatum a Emre Chan, in alternativa a cristante il sogno Milinkovic, sotto la eh, testata gattuso patto col diavolo prolungato eh, fino al 2021 il contratto da mh, 120 mila euro a 2 milioni all'anno. Voglio tornare in alto con questa eh, squadra. E poi mh, di eh, spalla Asta Pellegrini Spalletti scrive anche eh, l'Inter e poi Felipe Anderson vola con la Lazio in Europa League. Andiamo sul Corriere dello Sport che apre in questo modo Giro Punk il Chelsea e il Monaco vogliono portarci via allegri e Sarri, a suon di milioni Juve e Napoli fanno muro ma studiano le alternative vediamole qui ci sono diversi nomi da una parte Zidane Inzaghi e Deschamps dall'altra Gianpaolo Marseligno e Paolo Fonseca e poi sotto la testata Marea Lazio gol e fantasia lulic Felipe Immobile assegna il capolavoro, il tacco di Parolo, battuto in Salisburgo eh, 4 a eh, 2 e poi in basso eh, Gattuso 2021 con il rinnovo del tecnico del Milan e poi ehm, vediamo la prima pagina di tutto sport il sondaggio sondaggione come scrive tutto sport, di Bale Buffon spaccano oltre mille lettori hanno partecipato all'iniziativa di tutto sport opinioni divise sulla conferma dell'argentino e sul ritiro del portiere E poi ancora sotto la eh, testata eh, il rilancio del toro con gli Aici un gol ogni eh, 18 minuti e poi ringhio rinnova 2021 il Milan di Gattuso, più centimetri e un bomber vero. E torniamo ora alle eh, pagine di centro e eh, messaggero, lo sport, ecco il centro: eh, Palermo. Campo Tabuma il Pescara ci prova del fino mai vittorioso al Barbera. Pillon col dubbio eh, Brugman. Il nuovo allenatore dovrebbe dare una chance eh, in difesa a eh, Fiamozzi. Pettineri e cocco si giocano il posto al centro del tridente eh, offensivo. E poi in basso le parole eh, del, eh, dell'ex calciatore eh, Valerio eh, Maio. Eh, Pillon ha una bella gatta da pelare, l'ortonese è un doppio ex siciliani favoriti Biancazzurri per rialzarsi, devono. Sconfiggere la eh, paura, e poi una notizia che si potrebbe riflettere sul Pescara che arriva da Crotone. Stagione finita per eh, Ben Ali, che ricordiamo è un giocatore andato in prestito con diritto di riscatto, e a queste condizioni. È facile pensare che possa tornare alla base quest'estate. Serie C: Varas, eh, Teramo. Dobbiamo sfruttare il fattore campo. L'equadoriano, giochiamo in casa: bisogna vincere. La società chiama raccolto i tifosi. Biglietti gratis per gli alunni under 18 delle scuole cittadine. Domenica ore 16:30. Match importante contro il Renate. Per il basket di A2, Roseto a caccia dell'impresa contro la fortitudo di Paolo Antonio, loro fortissimi per, ma per noi in casa nulla è impossibile casa grande Eoghide ok, e poi ancora per la serie D Avezzano Giampaolo recupera Bisegna Fanti e Sbardella eh, KO domenica i Marsicani potranno contare sul Fantasista, il DG Iacovitti playoff traguardo vicino, guai a eh, mollare e poi ancora eh, per il calcio di eccellenza il Real Giulianova che prepara la festa 300 tifosi in partenza per il match di Cupello di domenica che potrebbe dare la serie D al Giulianova e poi per il calcio a 5 gli annascoli molla, ci ritiriamo Pescara rinuncia alla serie A ehm, dopo le tensioni con i giocatori e l'ombra del calcio scommesse. La squadra domani non si presenterà in campo a Milano, ma la società pensa ad un futuro nel basket o nel eh, volley. Andiamo ora mh, sul Messaggero Abruzzo. Eh, ecco qui eh, Pillon ricomincia dal modulo eh, 4-3-3. Nuovo allenatore dei Biancazzurri a Palermo conferma lo schema di Zeman. Cambio di interpreti e concetti. In attacco Pettinari e Cocco si giocano un una maglia, intanto Brugman, Bowe e Falco si allenano con la squadra, in basso l'Aquila combatte, e siamo alla serie D, l'Aquila combatte contro le avversità, il successo mh, sul campo basso, anch'esso in crisi, testimonia la validità di un grande eh, gruppo. Per la serie C eh, Teramo eh, Palladini cambia la difesa, Caide ha tirato la carretta contro Renate possibile avvicendamento. Varas, vediamo cosa dice il mister, io sono pronto a dare il massimo. Affaticamento per Amadio che lavora a parte, in preallarme c'è Grandinata ieri sul eh, Bonolis. Poi ancora eh, altri eh, richiami che eh, vediamo. Real parte l'iniziativa. In io amo eh, Giulianova in vista della prossima stagione in eh, serie. Eh, di eh, poi per il basket di A2 Sharks via libera al max ingresso di tifosi domenica la società rinuncia alla giornata bianca azzurra abbonamenti eh, validi e poi ancora per la serie D Pineto nell'alta classifica ora si è molto avvicinata Avezzano servono 10 punti in 5 gare per garantisti la post season ora il San Nicolò e poi sul fronte vastese le parole del centrocampista De Feo col Castello in chiave terzo posto oggi Summit per realizzare la scuola calcio in Cinecittà città. Finiamo qui questa edizione di eh, Mattino 6 che abbiamo aperto in maniera toccante con le immagini della fiaccolata, immagini che sono arrivate nel corso della eh, notte. Io vi ricordo gli appuntamenti con il nostro TG alle ore eh, 14, alle ore 19 e alle ore 23. Ringrazio Silvia Gentile in regia e voi per la cortese attenzione. Buona giornata.